Il decennale degli Stati Generali delle Donne si è celebrato a Chioggia, all'Auditorium San Niccolò, alla presenza di tante donne, ambassador provenienti da tutta Italia e da uomini illuminati. Dal palco sono partite numerose importanti testimonianze, come quella del sindaco di Cavallino Treporti Roberta Nesto, avvocato, che ha portato ad esempio esperienze accumulate nella sua professione, o quella del capitano dei carabinieri della stazione di Chioggia, Martina Perazzolo, che ha ricordato la stanza dedicata alle donne vittime di violenza. Si è voluta decretare l'importanza di questa giornata con un annullo filatelico speciale dedicato, rappresentante il simbolo di Chioggia, il Bragozzo di cui abbiamo parlato giusto stamattina con un post, Bragozzo circondato dalle scritte Chioggia città delle donne, Chioggia città del rispetto. Isa Maggi, promotrice dell'iniziativa, da cui l'iniziativa è nata una decina d'anni fa, non è potuta essere presente. Presente invece l'onorevole Martina Semenzato, presidente della commissione bicamerale sul femminicidio, che ha raccontato da dove è nato il suo mood, che la vede indipendente e autonoma nel pensare oltre che nell'agire fin da piccola. A Latere, una mostra di pittura curata da Nella Talamini, artista locale, riportante sia opere rappresentanti donne di successo e opere che emanano emozione. Lo spuntino è stato realizzato dai ragazzi dell'ENAIP. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.